Uno stallo che inizia a preoccupare il vice sindaco Tarenziano Di Stefano, che dal momento dell'insediamento sta seguendo importanti procedure per i finanziamenti dei progetti, ha scritto una nota ufficiale indirizzata al segretario generale Loredana Patti. Lo stesso segretario, infatti, a seguito di una riorganizzazione dirigenziale quasi obbligata, si sta occupando del settore lavori pubblici e dell'autorità urbana. Nella nota inviata inoltre al funzionario Antonino Collura, che da dirigente ha seguito integralmente tutte queste procedure, l'assessore Di Stefano fa un elenco analizzato di tutti i decreti di finanziamento già rilasciati in favore del comune per un totale di circa 187 milioni di euro, somme che possono essere usate solo se si concretizzeranno tutte le procedure. Ci sono infatti delle scadenze precise e anche adempimenti da effettuare, tra questi ad esempio le integrazioni per il finanziamento PNRR per l'asilo di Via Albinoni o l'incarico per la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione di Montelungo che va presentata entro dicembre. Da circa 2 mesi, inoltre, il programma Qualità dell'Abitare è fermo con un finanziamento complessivo da 30 milioni di euro. In questa fase, però, secondo Di Stefano, sembra mancare un certo coordinamento tra i vari uffici per vari motivi. Le linee progettuali seguite dall'amministrazione sono diverse, compreso il completamento delle procedure che erano rimaste in sospeso con il Patto per il Sud. Agende urbane tra i capitoli che più di altri ha sviluppato progetti e finanziamenti, ma anche su questo versante c'è l'esigenza di arrivare alle gare. L'amministrazione comunale, sfruttando le possibilità del PNRR, ha varato l'iter per la nomina di un dirigente che si occuperà di un'unità speciale dedicata solo alle procedure di finanziamento e ai progetti. Nel frattempo, però, il vice sindaco Di Stefano sta cercando di capire quale sia il modus operandi adottato attualmente negli uffici. Più volte ha sottolineato che i ritardi possono produrre conseguenze anche gravi con l'extrema ratio del taglio dei fondi. Il sindaco Lucio Greco ha posto l'obiettivo di non perdere nessun finanziamento, anche se la situazione di personale negli uffici dell'ente è decisamente preoccupante. Di Stefano nel tempo ha creato una sorta di pool per i progetti e finanziamenti, affidandosi non solo a tecnici e funzionari comunali, ma anche ad un gruppo di professionisti esterni che ha lavorato principalmente per Agenda Urbana e che potrebbe diventare la base per l'unità speciale della PNRR.